Chiaramente, se mi chiedete il voto, poi devo anche esprimere una valutazione di tipo tecnico, assolutamente. E questo. Vedete, io intervengo su questo emendamento, ma sarebbe valso il ragionamento per tutti gli altri emendamenti. Se noi ignoriamo quelle che sono le disposizioni normative che ci fanno spendere, finiamo per sprecare del tempo, tutti quanti noi, e per sprecare delle energie. Anche i nostri dirigenti, perché a volte ignorano la normativa e noi abbiamo il compito a volte di indirizzarlo. Non se la prendono, ma se un dirigente pensa che ha un capitolo di 180.000 euro che può spendere, per 2 mesi dell'anno può spendere 2/12. Perché le regole sull'armonizzazione sono rigide, poi ci scandalizziamo quando Corte dei Conti ci richiama all'ordine, poi ci scandalizziamo quando i revisori danno pareri non positivi su alcune procedure. Le regole dell'armonizzazione dicono che se hai una spesa corrente finanziata in un capitolo, non puoi conservare il residuo se la prestazione non è stata eseguita entro la fine dell'anno. Lo scriveremo come delibera d'indirizzo, così ognuno sa quello che fa. Allora, 180.000 euro, se ogni mese, da quello che ho capito, la mensa costa 20.000, sono esordanti per 140.000 euro. Questo è chiaro, non è matematico l'algebra, è aritmetico. Che non spenderemo, che non potremo spendere, se qualche dirigente pensa di impegnarli lo porto io in Corte dei Conti. Perché qui noi stiamo andando verso la normalizzazione del bilancio e quindi ne dobbiamo rispettare le regole, fino in fondo. Fino in fondo. Allora se questo è, perché no? Io l'altro giorno ho condiviso il ragionamento del consigliere di Schitta sulla mensa dei poveri, chiamiamo così, poi voglio dire anche qualcosa sul capitolo di bilancio, perché dobbiamo fare queste carenze, scusate, se vogliamo raggiungere obiettivi, tutti quanti. Allora, chiaramente, dicevo, vale anche per il resto questo ragionamento, perché spostare uno stanziamento da un capitolo all'altro, spostare da un capitolo nel quale sono pronte le determine di impegno, sono lì in ragioneria che state aspettando il varo del bilancio per essere impegnati, perché ci sono i progetti e c'è tutto quanto, e quindi possono essere mandati in appalto, e se si va in appalto entro la fine dell'anno il residuo è conservabile per la spesa capitale, mentre per la spesa corrente solo se ti hanno fatto fattura conservi il residuo, altrimenti economia di bilancio, quindi avrete regalato questo capitolo 140.000 euro alle scelte dell'assessore Puzza quando andranno in avanzo, chiaro Guido? Allora, detto questo, per carità è condivisibilissimo, io mi sarei aspettato che avessimo finanziato il 2018, che purtroppo non abbiamo finanziato e che dovremo finanziare. Ma poi c'è anche un altro ragionamento, guardate, noi dobbiamo capire di cosa parliamo. Perché quando si pone uno stanziamento in un capitolo di bilancio, di un bilancio di un ente locale, due destinazioni può avere, e non sempre, in alcuni casi, in alcuni capitoli, e in alcune missioni può avere due missioni, due destinazioni, altrimenti ne è una sola. La destinazione è l'appalto. Oppure se va in un altro intervento che si chiama trasferimento, la destinazione è il contributo. Allora se è un appalto la possiamo appaltare e spendere il 100% di quanto costa il pasto, ma se è un contributo non possiamo arrivare al 100% altrimenti non è un contributo. Ma se è un contributo non possiamo chiamare con nome e cognome il destinatario. Nessuna norma ci permette di erogare il contributo a nome e cognome. O appaltiamo con norme di trasparenza il codice dei contratti o eleghiamo contributi sulla base dell'articolo 12 della 241 del 90, sempre contributo, sempre manifestazione di interesse, sempre avviso pubblico deve essere. Chiaro questo? Ma ripeto, vale per tutto il ragionamento che abbiamo condotto fin qui. E
Vedete, mi lascio un po' perplesso, perché il giorno prima, col piano triennale, nell'accettare tutti i vostri suggerimenti, tutte le vostre proposte, che abbiamo ritenuto tutta l'amministrazione assolutamente condivisibili, verso un percorso che, come dire, migliori e risani la città, mi era persa che c'era quasi una comunione di intenti nel dire troviamo le soluzioni. Ma le soluzioni, se permettete, devono essere soluzioni poi percorribili, soluzioni che danno risultati. Perché, ripeto, pensa a quelle opere che abbiamo proposto in cambio di altre. Perché credete che si riuscirebbe a realizzare? Perché credete che si riuscirà in 2 mesi a varare i progetti e andare a legare l'appalto? Ma logicamente dovremmo farvi delle azioni di risarcimento danni. Voglio le date riscritte! Chiedo scusa, ho difficoltà. Ho difficoltà a capire me stesso mentre parlo, figuriamoci chiaro. Io ho difficoltà a comprenderlo. Questo è un problema. Quello è il problema mio. Ma mi spiega perché i 90.000 euro invece ci sono. Quello era un problema mio, questo è un problema suo. I 90.000 euro ci sono, guarda caso glielo spiego. E andranno persi. Silenzio, ti seguo un attimo. E andranno persi. Riesci a seguirmi un attimo? Quale faccio le domande? Andranno persi. Può farmi tutte le domande che vuole, sono preparato. Mi riesci a seguire? Ma non faccia così l'altezzoso, io non siamo qua. Riscritta! Non faccio, non siamo uno scienziato da Reggio Calabria per il suo pensiero. Sia umile, gentilmente, sono umile quanto basta, come mi dice. Sia consenta. Allora, perché ci sono 90.000? Perché se noi l'avessimo ridotta a 40.000, a inizio d'anno, nelle more di approvazione del bilancio successivo, avremmo quello stanziamento di 40.000, invece ne abbiamo lasciati 90.000 per poterli spendere l'anno prossimo 90.000 e per poterli impinguare sulla base dell'ultimo assestamento e per poterli impinguare sulla base del risparmio. Ma la questione non è legata alla mensa, che noi condividiamo, mi è parso di capire che tutta l'amministrazione condivide. È proprio tecnica, quando formuliamo gli emendamenti, noi forse consultarsi un attimo prima con il dirigente di riferimento, ma perché no, anche con l'assessore al bilancio, perché se uno di voi mi porta un emendamento io dico sai, non c'è la soluzione, se la soluzione c'è, forse ci avrebbe aiutati. Grazie.